Una grande iniziativa legata a Harry Potter e legata alla nostra città e alle sue potenzialità. Sì, un'iniziativa che ci onora nella scelta dell'associazione, che ha individuato Pisa come città ricca di storia, di cultura e quindi una location ottimale per ambientare una 4 giorni dedicata all'amico mago di tutti. È una città che può offrire tanto, è il nostro messaggio, è quello che vogliamo promuovere proprio come target di un turismo anche in bassa stagione, di una città facilmente raggiungibile, con grandi potenzialità e grandi capacità di accoglienza, e in questo dobbiamo chiaramente tutti insieme lavorare per essere all'altezza delle sfide che ci attendono nei prossimi 10 anni, in cui i numeri del turismo vanno incrementandosi ma richiedono anche qualità nell'offerta e nel servizio, e su questo dobbiamo lavorare tutti insieme. Maghi e maghetti in giro per la nostra città, apre la scuola di Hogwarts a Pisa? Sì, apre la scuola di Hogwarts a Pisa dal 28 agosto al 31 agosto, saremo con voi nella città, alla stazione Leopolda, a promuovere tante attività come duelli, lezioni, ballo del ceppo, caccia agli Horcrux, oltre a una visita in giro per Pisa. Molto importante è la visita al Viale delle Piagge, insieme a un rappresentante del Museo della Specola di Firenze, che ci illustrerà e ci farà sentire tramite gli ultrasuoni il suono dei pipistrelli durante il tramonto, diciamo. Un appuntamento imperdibile per i vostri affiliati, ma per tutti coloro che vorranno partecipare, con una partita di Quidditch che ci aspettiamo tutti di vedere perché è curiosa. E dunque invitiamo tutti ad esserci anche all'anteprima del 27 sera a Marina di Pisa. Certo, sì. Infatti faremo questa anteprima a Marina di Pisa, dove spiegheremo brevemente quello che si terrà nei giorni successivi a Pisa, e dove intratterremo un po' il nostro pubblico e chi vorrà esserci, spiegando i vari personaggi di Harry Potter e facendo giochi, duelli e divertimento per tutti. Inoltre vi ricordo che durante tutta la durata del raduno ci sarà una trama da svelare, per cui si consiglia caldamente di seguire tutto l'evento dal primo giorno all'ultimo, o comunque, qualora vogliate, anche partecipare, c'è la possibilità di partecipare anche per i singoli giorni. Ma che qua, te la chiedi.